Traffico, bus inadeguati, poche piste ciclabili, la capitale al 17° posto per la mobilità sostenibile, il rapporto di Euromobility. E intanto brutte notizie per la mobilità a Roma. Nel rapporto di Euromobility, che prende in esame traffico, mezzi pubblici e piste ciclabili, la capitale si colloca al 17° posto. Valeria Cucchiaroni. Non è una novità per i romani sapere che la capitale si colloca al 17° posto per la mobilità sostenibile. I cittadini da sempre sono alle prese con il perenne traffico, con i pochi e malmessi mezzi pubblici e con le scarse piste ciclabili. Per non parlare del bike sharing, nato e morto nel giro di pochi mesi. Nel nono rapporto di Euromobility su 50 città italiane conquistano il podio quelle del nord, Venezia al primo posto, seguita da Brescia e Torino. Posizione non rosea non solo per Roma ma anche per Latina, con l'indice di mortalità più elevato negli incidenti stradali. Latina addirittura al 37° perché soffre soprattutto di un elevatissimo indice di motorizzazione. I cittadini a Latina sono i quinti per possesso di autovetture rispetto a tutto il resto del paese. Un dato positivo per Latina riguarda le aree pedonali, incrementate del 193%. Nel 2014 è diminuito, anche se di poco, in tutta Italia il tasso di motorizzazione dello 0,5%, mentre sono aumentati dell'8,5% i veicoli a basso impatto ambientale, prevalentemente quelli a gas o a metano, ancora pochi gli ibridi e le auto elettriche in circolazione. Le principali novità credo che riguardino soprattutto il car sharing, questa nuova forma di mobilità che viene molto apprezzata soprattutto dai giovani nativi digitali. E poi le biciclette sta diventando un fenomeno importante, soprattutto sugli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Se noi siamo in grado di misurare la sostenibilità, siamo in grado anche di dare benefici che alle aziende saranno crediti d'imposta e ai cittadini potrebbero essere anche, diciamo, dei contributi e degli incentivi a cambiare modalità, atteggiamento negli spostamenti quotidiani, magari grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.